come c'è la paternità spirituale, esiste anche la maternità spirituale. Abbiamo un bellissimo esempio in Natuzza Evolo. La chiamavano infatti mamma, poiché come figli spirituali da lei attingevano il nutrimento dello spirito. Nella Chiesa sono sempre esistite figure di donne, come per esempio Santa Caterina da Siena, la quale alimentava con la sua dolcezza, ma anche con la sua fermezza, soprattutto i consacrati di Dio. Santa Caterina chiamava il Papa il dolce Cristo in terra ed invitava i ministri del Signore ad essere fedeli alle loro responsabilità. Chi l'ha detto che la donna non può sostenere un ministro di Dio? Chi vieta di prendersi cura di un sacerdote? Se il cuore è nelle intenzioni buone e pure, ma chi potrà impedire di amare come se si amasse Gesù, prendendosi cura di un sacerdote? Il problema è che abbiamo troppi pregiudizi e troppi cuori chiusi, ma prendersi cura di un sacerdote come se si servisse Cristo stesso è un'opera grandiosa. I sacerdoti sono soli ed avere qualcuno come custodi del loro sacerdozio è un'opera gradita al Signore. Non sempre bisogna vedere la malizia, ma ogni tanto, per favore, guardiamo le cose con cuore puro.